Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Crystal e quest'oggi siamo appena alla terza puntata di A Scuola con Crystal. Di cosa parleremo oggi? L'avevo già anticipato nella scorsa puntata. Ebbene, parleremo di consigli riguardo il rushing e il cantering. Allora, qui abbiamo un video in cui uso un FAMAS doppio caricatore in Summit. Questo è un tipico esempio di rushing. Come potete vedere non sono mai fermo e mi continuo a muovere per la mappa uccidendo nemici. Ecco, qui abbiamo un quello che ho appena fatto è un drag shot che è molto molto utile per pararvi il culo in certe situazioni. Anche qui appunto lo sto facendo. Se fossi stato in piedi questa gente mi avrebbe ammazzato sicuramente. Mentre stando sdraiati è molto difficile che questa mi prenda. Quindi vi consiglio di usare la modalità tattica che ci si abbassa tramite la levetta analogica a destra in modo da poter fare questi drag shot che sono molto utili e quasi fondamentali nell'economia di gioco se si vuole sopravvivere più tempo. Poi vabbè, c'è anche il bunny hopping che è consigliato in certe situazioni quando ad esempio si è già sotto tiro oppure per fare un po' il pagliaccio, ma non lo consiglio da usare quasi sempre perché è veramente una tecnica difficile da padroneggiare e quindi di conseguenza ve la consiglio solo in poche occasioni, come appunto quella che ho detto precedentemente. Poi un'altra cosa molto importante riguardo al rushing, ragazzi, è quella secondo cui bisogna sempre muoversi per la mappa negli angoli esterni o comunque senza buttarsi in mezzo nei punti nevralgici in cui si sa che ci sono le sparatorie più accese. Ad esempio, facciamo un esempio, in Firing Range mai buttarsi in mezzo alla mappa dove c'è la Jeep e la torre. È un grosso sbaglio perché sicuramente lì siete bersagli facili e quindi non vi dovete muovere lì. Ma anche in altre mappe, come ad esempio in Array, dove c'è la stradina per andare nel complesso e tu parti da dove c'è il camioncino parcheggiato, ecco, andare lì e correre in mezzo lì è veramente da pazzi. Sicuramente morirete, a meno che non ci sia nessuno. Però, ecco, e qui arriviamo ad un altro punto. Allora, come fare a capire dove ci sono i respawn nemici in partite come ad esempio i deathmatch a squadre? Allora, l'importante è la minimappa. Nella minimappa voi vedrete i vostri alleati e se avete l'aerospia i nemici. Se non avete l'aerospia, come fate a capire dove sono i nemici? Allora ragazzi, io guardo quasi sempre la minimappa e vi dico che ho notato per il 75% delle volte dove ci sono spazi vuoti o comunque vedete gli spari nemici, lì vuol dire che sta provenendo il nemico. Cioè, mi spiego meglio, se il nemico magari arriva da nord, come qua in questo caso, che sta arrivando da nord, in questo caso dovete girarvi verso quella parte e sappiate che il nemico sta arrivando da quella postazione, da quella postazione. Ecco, invece qui appunto respawna nell'altro punto. Essendo respawnato prima nel punto della parte del... come si può dire quella parte di Summit? Boh, sapete, nella parte nord di Summit, ecco. Siccome sono già stati respawnati lì, per cambiare respawn il gioco ha cambiato il respawn stesso e l'ha messo nella parte sud. Quindi ragazzi, guardate sempre la minimappa per capire bene i punti di respawn nemico, che sono fondamentali per riuscire a fare buone partite rushando. Qui invece abbiamo un esempio di rushing in maniera tra virgolette diversa e una piccola chicca anche. Qui sto usando uno stakeout con calcio, che io lo chiamo il mucco, siccome possiamo vedere la mimetica, che mi piace troppo questa qua sullo stakeout, che è molto divertente da usare, è un'arma molto divertente da usare, insieme allo spas. E qui sto mettendo un po' di nemici,
E una cosa molto interessante che sto facendo in questa partita è che all'inizio rusho come un matto, cioè vado in giro per la mappa e poi faccio vedere come campero io, cioè le poche volte che campero. Qui abbiamo un ninja, una mossa veramente ninja, che ho fatto e sono rimasto quasi colpito che questi due non mi vedessero. Se avete in mano un equipaggiamento e vi sdraierete a terra senza muovervi, il nemico vi noterà come se foste morti e quindi di conseguenza non ci dà troppo caso e continua ad andare avanti per la sua strada. Qui adesso, tra poco, potremo vedere un replay di appunto quello che è successo dalla loro visuale. Un'altra cosa molto interessante è che il campering, come lo adotto io certe volte, è un mantenimento della posizione, cioè non è il restare fermi continuamente in una determinata posizione con il mirino attivo, bensì è un camminare, un girare per il luogo, per un luogo circoscritto, come ad esempio qua nella casetta, scendendo continuamente le scale, salendo, cambiando continuamente postazione, appunto per non rimanere scoperti e quindi non, per non dare al nemico nessuna informazione sulla tua postazione. Poi, un altro consiglio per chi proprio vuole fare il camper, è dato ragazzi, dall'usare Perk come maschera tattica pro, che è veramente fondamentale, che io uso anche per rushare, che a me piace tantissimo perché è un perk veramente utile e interessante. Maschera tattica pro, infatti, vi protegge anche dalle stordenti e dalle accecanti, che vengono comunque lanciate in molte occasioni dai nemici. Un altro perk molto utile se volete appunto adottare il campering è Fantasma. Mentre per rushare i perk migliori sono o Maratona, io uso leggero solitamente, però potete usare anche Antischegge, che non è male come perk, anzi è veramente quasi overpowerato, visto che una volta ho provato a usare un RPG in una partita e vi giuro che quello lì non moriva. Gli ho sparato tipo due missili di RPG addosso ed era lì te fermo tranquillo. Dicevo, che cazzo? Vabbè, lasciamo perdere. Quindi vi consiglio di usare perk come leggero o antischegge. Oppure ancora vi consiglio di usare un perk come mira stabile, come su armi come l'MP5, così. E maratona o maschera tattica. Ecco, ora siamo alla fine del video, ragazzi. Ci vediamo alla prossima puntata, di cui non so ancora l'argomento. Bye bye.